puntuale premiato dall'ascolto di una bella traccia e nel frattempo aspettiamo che arrivino anche tutti. Potete approfittare, come sempre, per un bicchiere d'acqua o recuperare frutta secca o frutta fresca, che sono gli alimenti consigliati durante i laboratori online. Ricordiamo sempre che la telecamera accesa è sempre super benvenuta, poiché visto che ci sentiamo a distanza, almeno possiamo vederci negli occhi e vedere anche le reazioni, così anche i relatori e le relatrici possono vedere se stanno colpendo nel segno. Questo è il mio insegnante. What a fool to be. 40 secondi. Perfetto, ok. Abbiamo una Stefania Bortolotti che sta cercando di connettersi da un po', forse ha qualche problema, vedremo poi se scriverà in qualche chat. Benvenuto e benvenuti al terzo appuntamento della nostra serie. Come sempre avremo una parte iniziale con un intervento di, in questo caso, due esperti che porteranno un buon caso studio, ma non voglio introdurre nulla perché lascerò poi la parola a Filippo e Eugenio sull'introduzione, e dall'altra parte anche una Rosalba che porterà un caso studio. Quindi, come detto, un po' per introduzione, approfittando che abbiamo Filippo, direttore di Caritro, Filippo Manfredi. E se vuoi, se vuoi un pochino introdurre i lavori, a te l'onore e Certo, l'onere. Prego. grazie Guglielmo, buongiorno a tutti, bentrovati a questo appuntamento, il terzo di avvicinamento. Abbiamo il piacere oggi di ospitare, diciamo, un collega Andrea Silvestri, direttore generale di Fondazione Cuneo, con cui noi collaboriamo. Insomma, le fondazioni bancarie sono in rete tra di loro e abbiamo sempre da imparare anche da chi è un po' più avanti, da chi ha più esperienza. E sicuramente il nord-ovest, per quel che riguarda anche
anche la parte di contributi europei, la parte di europrogettazione e quant'altro, l'abbiamo sempre guardato con, diciamo, con un occhio di attenzione. Quindi abbiamo pensato di fare intervenire Andrea e anche Saverio Dani, del settore attività istituzionale della Fondazione di Cuneo, che possono portarci appunto la loro esperienza che hanno maturato negli anni a sostegno appunto dei percorsi europei e quindi del supporto proprio che la loro fondazione ha fatto insomma per il proprio territorio. E poi ci sarà anche la testimonianza, come è stato anticipato da Guglielmo, di Rosalba la Grottiera di Codex, che è una cooperativa che opera a Torino e che appunto ha avuto insomma delle bellissime esperienze di proprio progettazione europea. Io solo un saluto, la vicinanza a questa iniziativa che insomma mette assieme la regione e noi troviamo sempre molto valore nel collaborare con i colleghi diciamo dell'Alto Adige, quindi insomma le fondazioni si stanno attivando sempre di più per diciamo così, indirizzare e riuscire a trovare diciamo, dei canali per accedere alle opportunità europee. Ricordo sempre, ma questo lo sapete, che è attivo il portale guidaeuroprogettazione.eu al quale si possono appunto accedere e ottenere informazioni interessanti su quello che si sta insomma, muovendo, sulle varie opportunità che si stanno venendo a creare. E quindi con questo io vi saluto, lascio la parola ad Andrea, a Guglielmo, insomma, che immagino lo introdurrà, e vi saluto, vi ringrazio, insomma, di essere anche oggi presenti a questo terzo incontro. Grazie mille Filippo. Approfitto, forse Eugenio vuole raccontare anche un pochino il perché Andrea, Saverio e Rosalba sono stati invitati a questo terzo appuntamento, penso che l'aneddoto sia molto interessante, soprattutto per i nostri e le nostre partecipanti alla giornata di oggi. Vai, Eugenio. Grazie Guglielmo. In realtà lo ha già detto un po' molto bene anche Filippo, quindi io veramente dico due parole. Loro, Fondazione di Cuneo, hanno iniziato questo percorso con un loro progetto già parecchi anni fa. Proprio perché, come ha detto Filippo, noi andiamo un po' sempre a guardare, ci parliamo tra di noi e verifichiamo cosa fanno. Abbiamo notato che loro hanno avviato questo percorso perché ci era sembrato davvero molto interessante e quindi un po' abbiamo recuperato dalla loro esperienza parlando un po' con loro, cercando di tradurre questo loro progetto in una proposta che ha visto poi il coinvolgimento anche della Fondazione di Bolzano e dei due CSV per replicare questa esperienza anche in Trentino Alto Adige. E quindi li ringraziamo tantissimo per la collaborazione che fino ad ora abbiamo avuto nel parlare, nel provare un po' a immaginare come potevamo replicare quell'esperienza. E abbiamo ovviamente voluto che uno degli appuntamenti di questi 8 incontri fossero loro protagonisti per raccontare come è andata la loro esperienza, perché evidentemente voi avete visto che questo percorso prevede tante testimonianze di chi ce l'ha fatta, di chi sta facendo, di chi sta sperimentando. Evidentemente anche loro hanno sperimentato e quindi oggi ci diranno come stanno andando le cose. Grazie. Grazie mille Eugenio. Allora a questo punto, come sempre, le domande potete porle in chat oppure aspettare la fine degli interventi. E direi, Andrea Silvestri, per te un po' la parola iniziale, se vuoi presentare la fondazione. Grazie, ma io sono davvero contento di essere qua con gli amici della Fondazione di Trento, con gli amici della Fondazione di Bolzano e con tutti voi ospiti. Quando Filippo è partito prima dicendo che ero un suo collega più esperto, temevo che arrivasse alla fase successiva a dire che ero anche più vecchio di lui, ma si è fermato per gentilezza, quindi è stato corretto, è stato bravo. No, a parte le battute, sono contento di essere qua oggi, invitato a questo incontro perché io sono innamorato di Europa e secondo me parlare di progettazione europea, di fondi europei, è anche un modo per sentirci più cittadini europei tutti quanti. Credo che sia una dimensione che noi tutti quanti abbiamo, oltre alla nostra appartenenza nazionale, che dobbiamo forse riscoprire, valorizzare e i percorsi della programmazione europea aiutano anche a capire meglio il senso, no, di questa appartenenza. Quindi questa è una sensazione mia personale che volevo condividere con voi.
E poi, se permettete, vorrei dedicare due parole invece a spiegare dal punto di vista di una fondazione perché ha senso occuparsi di questi temi insieme agli enti del proprio territorio. I motivi sono diversi, secondo me. Il primo, il più semplice, è per aiutare il territorio ad attirare risorse economiche, no? Questo è un obiettivo, secondo me, molto sensato, perché le fondazioni sono viste spesso come delle casseforti dotate di risorse ricchissime, ma chi ci lavora dentro sa che le risorse, per quanto cospicue, non sono sufficienti per rispondere ai bisogni del territorio, alle esigenze degli enti locali, del terzo settore, delle scuole, delle università. E quindi il fatto di aiutare ad attrarre risorse da altre fonti, in primis l'Europa, è sicuramente un obiettivo strategico. Ma ci sono anche degli altri obiettivi, secondo me, per lavorare tutti insieme su questo fronte. Uno ha a che fare con la necessità di marciare un po' tutti quanti, enti finanziatori ai vari livelli, enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche, verso delle progettualità condivise. Cioè siamo in una fase in cui i bisogni sono talmente grandi, i bisogni peraltro non derivano solo dalla crisi della pandemia, che per me è un amplificatore di problemi esistenti, ma derivano anche da trend che ci portiamo dietro da ormai alcuni decenni, no? Penso ai cambiamenti climatici, penso alla globalizzazione, penso all'innovazione tecnologica che fa sparire dei posti di lavoro o cambia i nostri lavori, penso a tante altre tendenze di cui la pandemia è risultata essere un amplificatore, un detonatore. Allora, dicevo, a fronte di questa situazione così complessa, credo che ci sia bisogno di uno sforzo da parte di tutti per marciare verso degli obiettivi macro condivisi, no? Quindi uno può pensare a livello globale all'Agenda 2030 dell'ONU, può pensare a livello europeo alle priorità che la Commissione von der Leyen si è data al Next Generation EU, ai programmi a livello nazionale e regionale. Ecco, allora, se tutti quanti, quelli che hanno un proprio ambito di attività e di responsabilità, anziché marciare ognuno nella propria direzione, per quanto giusta, sensata e nobile possa essere, fanno lo sforzo di provare a occuparsi di un obiettivo che qualcuno, magari a un livello superiore territoriale, ha identificato, probabilmente si genera un effetto di massa critica positiva e tutti quanti siamo più efficaci nel creare cambiamento favorevole. C'è un secondo motivo che secondo me è altrettanto importante ed è quello di valorizzare il ruolo degli enti del terzo settore dal punto di vista della progettazione. Cioè noi conosciamo una storia passata e probabilmente anche ancora attuale di cooperative sociali coinvolte in gare al massimo ribasso come fornitori, diciamo, di servizi per la pubblica amministrazione e crediamo che invece il ruolo che si sta affermando da molti anni e che probabilmente ha ancora un potenziale ulteriore di sviluppo di progettazione, di capacità progettuale innovativa da parte degli enti del terzo settore deve essere enfatizzato, valorizzato e accelerato in quel modo, no? Quindi naturalmente poi c'è l'importanza della creazione di partenariati tra il privato sociale e la pubblica amministrazione, perché nella nostra esperienza le progettualità che sono sganciate completamente un ambito dall'altro, hanno poche gambe per marciare. Però invece dal punto di vista della innovazione sociale è importantissimo che gli enti del terzo settore si mettano in gioco come progettisti, come ideatori di iniziative, di nuove strade, perché chi meglio di chi opera
so, nel campo culturale, quindi si sfida tutti i giorni con le difficoltà post pandemia, per esempio, degli spettacoli, delle arti formative, può provare a inventare nuove strade. No? Quindi lo strumento della progettazione europea da questo punto di vista è funzionale anche a questa sfida. E poi non dimentichiamoci che lo stesso percorso progettuale, no, di approfondimento, di costruzione di partenariati anche cross nazionali, no? Se parliamo di programmi a gestione diretta, è di per sé un fortissimo fattore di apprendimento e di miglioramento. Quindi questi sono i motivi per cui noi lavoriamo con passione, con impegno su questo fronte. Mi fa molto piacere che tante fondazioni d'Italia ci lavorino e spero che il percorso per voi sia di grande soddisfazione e di grande crescita. Grazie. Grazie mille Andrea, molti punti toccati risuonano molto bene appunto col percorso intrapreso e anche con i primi punti laboratoriali, strumenti laboratoriali che abbiamo utilizzato. E Saverio, se vuoi andare più a fondo rispetto a al lavoro che avete fatto appunto in fondazione, raccontandoci un pochino quali storie ne sono emerse, sempre nuovamente per ispirare le partecipanti e i partecipanti. Condividi pure lo schermo quando vuoi, prego. Condivido lo schermo, innanzitutto buongiorno a tutti. Dopo appunto l'introduzione da parte del nostro direttore generale Andrea Silvestri, che ha raccontato la ratio e le motivazioni che hanno portato la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a intervenire oramai da diversi anni nell'ambito della progettazione europea, adesso andrò a presentare un po' più nel dettaglio quali sono gli strumenti e le misure messe in campo dalla Fondazione CRC all'interno di questo programma denominato appunto Attrazione Risorse. Il programma è nato, a dire il vero, già a partire dal 2015 e ha avuto ovviamente una serie di evoluzioni e processi migliorativi proprio per rispondere al meglio a quelli che erano da un lato i bisogni delle organizzazioni del territorio e dall'altro anche le esigenze di tipo sovralocale. Il programma si compone appunto di una serie di strumenti tra loro complementari che hanno come obiettivo proprio fondamentale quello di accompagnare le organizzazioni del territorio, sia gli enti del terzo settore, sia gli enti locali e gli enti pubblici della provincia di Cuneo nell'accedere a risorse di derivazione comunitaria, senza però dimenticare appunto tutto il discorso di crescita sia di organizzazione interna sia di vocazione europea, al di là dell'aspetto specifico dell'attrazione di nuove risorse di tipo economico. E per questo motivo, come potete vedere da questa prima slide, gli strumenti che sono stati messi in atto prevedono sia misure di tipo più prettamente economico e finanziario, sia interventi più specifici di formazione e di supporto. Il primo strumento messo in campo sono i bandi, in modo specifico il bando progettazione e il bando cofinanziamenti, che andremo in seguito a descrivere, attraverso il quale la Fondazione CRC mette a disposizione delle risorse economiche per le organizzazioni del territorio. La seconda misura invece riguarda azioni in maniera più specifica di formazione e di supporto. In questo caso, quindi, durante tutto quanto il corso dell'anno, la Fondazione organizza incontri, workshop e laboratori sia di sensibilizzazione e alfabetizzazione sia di approfondimento più verticale su alcuni programmi e bandi europei. L'ultimo punto riguarda poi uno strumento di informazione che è già stato prima citato, che è la guida all'europrogettazione, uno strumento e un progetto promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e a cui hanno aderito diverse fondazioni di origine bancaria, tra cui la Fondazione CRC, e che è uno strumento sempre più in espansione, diverse fondazioni stanno ancora aderendo negli ultimi tempi, e che permette a tutti coloro che sono interessati ad approfondire sia a un livello più di informazione, di alfabetizzazione, ma anche poi di progettazione più specifica, di attraverso un portale online, di fruire e di conoscere in modo semplice e gratuito di una serie di contenuti sempre in continuo aggiornamento.
Il primo strumento è proprio il bando progettazione. Il bando progettazione ha un obiettivo molto specifico, ovvero sostenere la progettazione di azioni progettuali che le organizzazioni del territorio intendono candidare in risposta a programmi finanziati con fondi europei a gestione diretta. In questo caso, quindi, la Fondazione CRC va a mettere a disposizione dei soggetti del territorio delle risorse finanziarie per coprire le spese per la redazione di proposte progettuali. In questo caso, abbiamo deciso di limitare il raggio di azione ai fondi europei a gestione diretta, in quanto sono i programmi e le misure che richiedono, uno sforzo, un impegno di progettazione più ampio e più articolato. Ed è per questo motivo che la Fondazione CRC mette a disposizione delle risorse per coprire in quota parte le spese necessarie per costruire dei progetti anche con il supporto di eventuali partner esterni all'organizzazione con competenze specifiche nell'europrogettazione. Il secondo strumento riguarda poi il bando cofinanziamenti, che si articolerà poi su due misure, la misura 1 e la misura 2. In questo caso invece l'obiettivo è quello di contribuire al finanziamento di azioni progettuali andando a coprire le percentuali, in parte, le percentuali di cofinanziamento richieste da bandi e programmi europei. In questo caso quindi un'organizzazione del territorio che intende candidare una propria progettualità, una propria iniziativa su un bando europeo potrà presentare prima della scadenza del bando europeo la richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che in seguito a un'istruttoria e una valutazione potrà deliberare delle risorse a titolo di cofinanziamento. Questo è sicuramente uno strumento efficace in un'ottica di effetto leva, in quanto la Fondazione CRC, andando a deliberare delle risorse rilevanti a un'organizzazione, faciliterà l'arrivo sul territorio della provincia di Cuneo di ulteriori risorse. Ovviamente facciamo riferimento alla provincia di Cuneo, che è l'ambito di intervento, però sono modelli e strumenti sicuramente replicabili su altri territori. Poi vedremo in seguito, anche con l'intervento da parte di Rosalba, la grotteria di Codex, come la partecipazione alle organizzazioni in maniera congiunta a queste misure possa avere effettivamente delle ricadute positive sotto diversi punti di vista. La seconda misura, invece, sempre all'interno del bando cofinanziamenti, ricalca, diciamo, il modello della misura 1, però è una novità introdotta nell'anno passato, a partire dal 2019-2020, per promuovere e favorire anche la partecipazione a bandi non solo di tipo comunitario, ma anche bandi e iniziative regionali e nazionali. Questo perché dal confronto con il territorio si è rilevato come fosse importante focalizzarsi anche su bandi e programmi regionali e nazionali, per i quali appunto le organizzazioni del territorio intendevano partecipare, ma avevano comunque delle difficoltà per la copertura delle quote di cofinanziamento. E questo è un altro strumento interessante che le organizzazioni del territorio hanno utilizzato in maniera crescente per potenziare appunto le loro attività. Come dicevo prima, però, la Fondazione CRC non si è concentrata unicamente sulla componente di contributo economico e sostegno finanziario, ma è divenuto importante sempre di più lavorare sul potenziamento e rafforzamento delle organizzazioni del territorio. E per questo motivo è stato creato un percorso di formazione e accompagnamento curato appunto da Codex, che in seguito interverrà. Questo percorso di formazione e accompagnamento è risultato di sicuro interesse, sia visti i numeri, la partecipazione numericamente importante da parte delle organizzazioni, ma anche in relazione poi agli esiti che questo percorso di formazione e accompagnamento ha avuto sulle organizzazioni. Questo l'abbiamo rilevato su questa iniziativa, ma in realtà su tutta quanta una serie di programmi che la Fondazione organizza, ovvero riuscire a lavorare sull'empowerment delle organizzazioni, dando degli strumenti e una visione che possono sicuramente essere delle cassette, degli attrezzi sempre utili anche al di là del progetto specifico immediato di quel momento. I percorsi di formazione, i laboratori sono stati
realizzati appunto da Codex, con due differenti tagli, uno più legato all'alfabetizzazione e all'informazione di tipo europeo, quindi con dei laboratori fruibili in modo semplice, immediato, in modo da fornire davvero una bussola di orientamento concreta, e dall'altro una formazione avanzata in modo tale che le organizzazioni potessero venire a conoscenza di dettagli più specifici su bandi e programmi europei. Evoluzione introdotta negli scorsi mesi a partire da questa riflessione sulla formazione è costituita poi dal bando accompagnamento alla progettazione, che è scaduto lo scorso 31 marzo e che ha diciamo come obiettivo quello di andare a individuare 5 organizzazioni del territorio che saranno accompagnate nella realizzazione di un progetto da candidare poi a risposta a un programma europeo fin dalle origini. Quindi hanno candidato un'idea progettuale che poi sarà accompagnata anche grazie a Codex in tutti quanti i passaggi necessari per la sua costruzione. L'insieme di tutte quante queste misure, dall'esperienza che abbiamo avuto sul campo e dal confronto diretto con i soggetti del territorio, sicuramente la possiamo considerare positiva sotto differenti punti di vista. Riprendendo appunto le varie introduzioni, un primo ritorno sicuramente importante riguarda il ritorno economico sul territorio, ovvero le risorse che sono state attratte sul territorio grazie alle organizzazioni che hanno partecipato alla formazione e che hanno applicato a programmi europei è sicuramente rilevante e consistente. Ma dall'altra, al di là dell'immediato ritorno economico, riteniamo sicuramente importante sottolineare il miglioramento, il processo di crescita, sia in termini di visione, sia in termini di organizzazione interna, sia in termini di costruzione di un piano di raccolta fondi, una capacità maggiore di costruire reti e partenariato da parte delle organizzazioni, che è un bagaglio che sicuramente potranno portarsi dietro anche al di là del progetto. Lascerei adesso la parola a Rosalba, appunto la grotteria, che ci potrà descrivere più in modo specifico i risultati delle organizzazioni che hanno partecipato a questi percorsi. Grazie Saverio, e buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ringrazio tutti per questa opportunità di essere qui e di presentare la nostra esperienza. Anch'io adesso condivido lo schermo e quindi condivido un attimo le slide che ho preparato. Un attimo solo. Dovrei riuscirci. Se hai bisogno, Rosalba, di pure. No, ce l'ho fatta, ce la posso. Oh, ok, perfetto. Ci ho provato prima, ci sono riuscita. Allora, ottimo, Saverio ti ha già introdotto, quindi ti lascio continuare. Prego. Scusa, io sono subito partita. Hai fatto benissimo. Grazie. Dico solo due parole su di me, nel senso che io sono una project manager e lavoro con la mia società che è Codex, una società di Torino che però lavora a livello regionale ma anche nazionale ed europeo proprio sui temi della progettazione europea, della programmazione, sostegno, supporto a tutto ciò che è diciamo europeo, anche informazione sulle politiche europee. Seguiamo quindi la progettazione da tanti anni oltre a delle tipiche azioni di sviluppo locale come il sostegno alla creazione di impresa, l'innovazione sociale. Diciamo che seguiamo i progetti proprio nel ciclo complessivo, in quello che si chiama il project cycle, quindi dall'ideazione poi alla valutazione stessa del progetto, della sua implementazione, e questo ci ha aiutato, e nello specifico con nell'esperienza di Fondazione CRC, soprattutto a valutare anche risultati dei due cicli che abbiamo seguito, nei quali abbiamo affiancato la fondazione, come intervenire per migliorare anche questo tipo di intervento. Infatti ci tengo a dire che è stato ed è un privilegio lavorare con la fondazione CRC, perché si è stabilito proprio un rapporto di collaborazione
con grande flessibilità, noi siamo intervenuti, abbiamo aggiustato il tiro, posso dire così, laddove abbiamo visto che poteva essere necessario per gli utenti, per i destinatari dell'azione, avere un tipo di supporto diverso a seconda del momento. Dunque, Saverio ha già illustrato le azioni di formazione e supporto che la Fondazione ha messo a disposizione, adesso andrò a darvi un po' i risultati che abbiamo ottenuto, perché sono molto interessanti. Noi abbiamo fatto un'azione di monitoraggio, proprio decidendolo insieme alla Fondazione, al termine di ogni ciclo di intervento e dal 2017 che lavoriamo insieme, abbiamo valutato, monitorato le azioni svolte e cercato di capire come effettivamente hanno avuto un impatto sul territorio, che tipo di empowerment, come diceva prima Saverio, si è realizzato e come eventualmente potenziarlo ulteriormente in futuro. Allora, intanto partiamo dai laboratori. I laboratori nascono da una proposta formativa che è rivolta a tutti i soggetti del territorio, ma poi, come vedremo, di fatto è stata estesa per ottenere delle competenze nell'ambito della progettazione europea, e questo riferito ovviamente ai programmi a gestione diretta dell'Unione. Quindi abbiamo svolto dei laboratori di carattere generale di alfabetizzazione, proprio per un'introduzione, no, generale, che cos'è, cosa vuol dire, dove andare a cercare le informazioni, come orientarsi, no? Una bussola, appunto. E poi invece dei laboratori di approfondimento tematici, quindi sui vari programmi di interesse, di maggiore interesse per il territorio. Diciamo che ci siamo trovati già nel 2020 di fronte, avevamo elaborato una proposta e ci siamo trovati a doverla modificare, perché nel ciclo precedente, negli anni precedenti, i laboratori erano stati svolti in presenza, e quindi capirete bene che dei laboratori di formazione dove c'è un'interlocuzione diretta, e soprattutto nel caso dei laboratori tematici, il rapporto era immediato e gli attori del territorio potevano immediatamente, appunto, beneficiare. Anche abbiamo fatto dei veri e propri gruppi di progettazione, no? Facevamo sempre in modo che i laboratori fossero anche molto, non solo didattici, non tradizionalmente didattici e informativi, ma proprio di interazione, e così è stato. Quindi ci siamo trovati nel 2020 di fronte al problema, no, del non poter fare i laboratori in presenza, e ci siamo chiesti se avrebbero avuto ugualmente senso. Ma il formato webinar, che ormai tutti conosciamo e di cui adesso peraltro, no, stiamo beneficiando, peraltro abbiamo voluto non interrompere assolutamente il servizio, proporli ugualmente, modificandoli, e abbiamo visto che di fatto è stato un formato vincente, perché ha raggiunto tutti, anzi c'è stata un'iscrizione molto ampia anche da soggetti non esclusivamente del territorio, ai quali, devo dire, la Fondazione ha comunque aperto le porte. E i webinar quindi hanno avuto comunque sono stati di ampia disseminazione. Noi avevamo pensato ad una tipologia di utenti differenziata, come dirò dopo, perché di fatto chi si avvicina per la prima volta alla progettazione europea ha anche delle esigenze proprio in termini di glossario, no? Che invece chi lavora già da tempo nei progetti, ha già presentato dei progetti e vuole andare oltre, non ha, e quindi continua a sentire magari delle cose che diventano quasi noiose, o appunto il già sentito, il già saputo. Ma questa tipologia di utenti esperti e non esperti noi l'abbiamo tenuta anche nel formato webinar, e la proponiamo comunque, indipendentemente dal fatto che poi abbiamo visto che tutti si iscrivono nei webinar, non fanno tanta attenzione, ma è utile per capire e per dire, no, all'utente: guarda che io qua ti sto fornendo un'informazione di carattere generale, se sei un utente esperto,
esperto, sicuramente sentirai delle cose che già conosci, perché ti spiego come funzionano i fondi, come vengono erogati, dove cercare i bandi. Oppure guarda che se tu sei un utente che per la prima volta si avvicina alla progettazione europea, io sto facendo un laboratorio più avanzato, dove vado a spiegare direttamente come partecipare a quel bando. Quindi cerca di dotarti degli strumenti necessari, per cui questa differenziazione, diciamo, di utenza serve sempre di nuovo come bussola per chi beneficia dei webinar per capire che tipo di informazione sta ricevendo. Destinatari appunto sono tutti gli attori del territorio, ma abbiamo avuto iscritti da tutta Italia. In generale, cioè in totale, per il ciclo del 2020 solo, abbiamo avuto come un numero totale di 671 persone a fronte di 973 iscritti. Do questi dati soltanto perché sono significativi, perché normalmente prima noi facevamo dei laboratori in presenza dove di solito poi la metà degli iscritti non si presentava, c'era una partecipazione sempre molto alta, però non c'era circa la partecipazione era del 50%, adesso è decisamente più alta perché sicuramente il webinar offre è di più facile fruizione, no? Che tipo di partecipazione abbiamo avuto? Il 69% rappresentanti di enti privati, il 27% rappresentanti di enti pubblici e anche un 4% di privati. Come privati intendo proprio dei cittadini, dei singoli cittadini che hanno visto sul sito della fondazione la pubblicità di questi webinar e si sono iscritti. Quali sono gli enti privati che partecipano a questi laboratori e poi vedremo anche ai bandi progettazione e cofinanziamento? Sono enti come le cooperative, associazioni, società di consulenza, agenzie formative, fondazioni, ONG. Quindi c'è una tipologia molto, molto ampia, ma abbiamo visto crescere, no, notevolmente la partecipazione del terzo settore e questo ci ha fatto molto piacere perché abbiamo capito che siamo andati incontro ad un'esigenza del territorio, l'abbiamo raccolta. E questo, non ho riportato le percentuali del periodo precedente perché non interessavano, però nel ciclo precedente era esattamente il contrario, cioè c'era una percentuale maggiore di enti pubblici come nella partecipazione e inferiore rispetto come enti privati e come rappresentanti del terzo settore. Qui le cifre si sono capovolte. Evidentemente c'è stata una maturazione, no, sia rispetto alla sensibilizzazione della necessità di partecipare, no, di acquisire informazioni, e sia anche probabilmente l'ente pubblico man mano si sta dotando di strumenti, di persone, di figure professionali che lavorano in questo senso. Invece così non accade negli enti privati, soprattutto nel mondo appunto del terzo settore. Come enti pubblici abbiamo avuto tanti comuni, anche uffici però provinciali e regionali, delle ASL, consorzi socioassistenziali, scuole, università, e questo anche in corrispondenza, diciamo, dei bandi che presentavamo, dei programmi tematici. Allora, i moduli che abbiamo fatto sono questi, giusto per capire, abbiamo come laboratori di alfabetizzazione trattato gli strumenti finanziari e gli strumenti progettuali. Quando dico strumenti progettuali vuol dire abbiamo fatto dei laboratori proprio di progettazione europea, dove abbiamo cercato di spiegare come si progetta e come si costruisce un progetto europeo, e pur mancando l'interazione e la parte pratica, però devo dire che i risultati ci sono stati, come vedremo. E poi i laboratori tematici sono stati evidentemente sui programmi che presentavano ancora dei bandi aperti, quindi LIFE, Europa per i cittadini, Creativa e Media, Erasmus Plus e poi Europa 2020, Horizon 2020, scusate, i bandi del Green Deal, perché c'è stato un bando abbastanza importante con i residui di Horizon pubblicato l'autunno scorso, aperto appunto a chi poteva essere in grado appunto di partecipare. Questo è un tipico laboratorio aperto a degli utenti esperti, no, evidentemente. E poi ci siamo spinti anche più in là, abbiamo fatto un laboratorio sulle prospettive, sulla futura programmazione territoriale.
Qui ci sono dei dati interessanti rispetto alla partecipazione. Vedete che l'alfabetizzazione sugli strumenti finanziari e anche sugli strumenti progettuali ha visto una partecipazione decisamente elevata. Diverso è il caso, anche i bandi del Green Deal abbiamo avuto più di 100 persone. I laboratori tematici hanno avuto una partecipazione più bassa, ma molto specifica, molto mirata, perché erano gli utenti che effettivamente avevano interesse a presentare o comunque a capire come si presentava quel bando e quali erano i passaggi da fare. Quindi questi sono dei numeri che noi riteniamo molto soddisfacenti rispetto al territorio. Anche qui la tipologia dei partecipanti per laboratorio. In generale, vedete, non so se si vedono i colori, comunque enti pubblici e enti privati, gli enti privati rappresentano comunque la maggioranza e come vi dicevo, tra gli enti privati prevale il terzo settore, prevale l'associazionismo, prevalgono le cooperative, delle fondazioni locali, delle ONG che cercano appunto di acquisire nuovi strumenti di progettazione. E poi anche scuole e università private. E poi arriviamo alla valutazione delle richieste. Dunque, Saverio Dani prima ha illustrato i due tipi di bandi che sono disponibili, che la Fondazione ha reso disponibile per il territorio per rendere. Per mettere a disposizione appunto dei contributi o per partecipare alle spese di progettazione oppure addirittura un contributo al cofinanziamento di progetti. E noi, come dicevo prima, noi come Codex che partecipiamo, lavoriamo appunto, abbiamo maturato esperienze in tutte le fasi del ciclo progettuale, ci siamo occupati anche della valutazione di queste richieste. Diciamo che la valutazione è stata effettuata in base ad una serie di criteri, di nuovo stabiliti insieme alla fondazione, che sono stati da un lato l'attinenza del progetto alle linee, no, anche del piano programmatico della fondazione, evidentemente, perché c'è un forte riferimento territoriale, l'ampiezza delle ricadute, la coerenza tra l'idea progettuale e quella che era il bando, però poi ci sono stati tutta una serie di requisiti tecnici. E posso dire che abbiamo potuto vedere rispetto al passato intanto delle richieste progettuali di qualità decisamente migliore. E nello stesso tempo c'è stata una corrispondenza pressoché totale tra le richieste accettate e il requisito della partecipazione ai laboratori, cioè chi, e noi questo l'abbiamo inserito come requisito, chi aveva partecipato ai laboratori della fondazione, di fatto aveva presentato delle richieste decisamente di alta qualità che hanno avuto un punteggio alto e che quindi sono state accettate. Per cui abbiamo notato proprio una maturazione, no? Degli attori territoriali rispetto al passato, anche rispetto al ciclo precedente, dove questo requisito non era presente, quindi non era possibile anche valutare, ma nello stesso tempo anche la differenziazione, no, rispetto agli enti che presentavano delle domande, perché prima erano più o meno sempre i soliti e anche diciamo piuttosto esperti. Non dimentichiamo che quasi sempre gli attori poi territoriali si fanno accompagnare da dei soggetti consulenziali, no? Che li supportano. Però in ogni caso c'è stata una maturazione anche in questo senso, no? È cresciuto il livello delle proposte presentate e noi vogliamo avere, diciamo, l'ambizione anche di dire che forse è stato grazie a noi, no? È stato grazie a questo lavoro che abbiamo fatto di sensibilizzazione, di informazione, ecco, non mi veniva la parola, scusate, la presunzione di dire che è stato anche grazie a questo lavoro, grazie a noi, nel senso grazie a quest'offerta formativa e anche appunto di bandi offerta appunto dalla Fondazione CRC.
E poi c'è l'ultima sfida, che è quella in corso, che è l'accompagnamento ai percorsi di progettazione. Questo bando che si è chiuso adesso, il 31 marzo, adesso siamo molto curiosi di vedere le proposte arrivate, e l'obiettivo è quello di sostenere il territorio nella fase iniziale di ideazione della progettazione, poi di definizione, elaborazione del progetto. Aiutarlo anche, aiutare chi presenta queste proposte ad attivare il partenariato adatto, fare una verifica di fattibilità e poi cercare anche il matching con dei bandi europei opportuni, e questo attraverso appunto la manifestazione di interesse che si è conclusa e dovremo selezionare 5 proposte. Noi abbiamo pensato di fare un percorso di supporto che passerà anche attraverso dei laboratori, dei GOP, dei focus group, quindi ci sarà sicuramente un percorso di progettazione condivisa, di coprogettazione, speravamo di poter lavorare in presenza, ma temiamo che l'avvieremo senz'altro di nuovo nel format online, però questo non ci spaventa perché ormai gli strumenti sono tanti e l'interazione abbiamo visto c'è, è possibile tranquillamente lavorare in questo modo e i destinatari appunto sono gli attori territoriali che sono interessati a fare questo percorso di progettazione. Noi in questo caso abbiamo chiesto un livello di utenza esperto, no? Quindi abbiamo bisogno di esperti, cioè di qualcuno che già sa evidentemente che abbia un po' di esperienza nella progettazione, che non inizi da zero. Devo dire che anche in questo abbiamo visto una maturazione, una crescita, perché prima dei laboratori questo tipo di bando non era stato frequentato, diciamo così. Adesso invece ci sono state varie domande, varie richieste, e siamo curiosi di vedere in che direzione si evolverà. È un momento molto critico questo dal punto di vista europeo delle opportunità, nel senso che il momento prima, no, che effettivamente si spalanchino le porte, no, delle opportunità, perché tutta una serie di programmi, dei quali peraltro era già prevista la pubblicazione, per esempio Erasmus Plus, avevamo detto che ci sarebbe stato già il nuovo programma pronto, che si chiama solo Erasmus adesso, e che la finestra sarebbe stata a quella solita della passata programmazione, perché come sapranno molti di voi, siamo entrati già nella nuova programmazione europea 2021-2027, soltanto che per evidenti motivi, fra il recovery fund, fra il bilancio dell'Unione Europea, la programmazione, i processi di programmazione che hanno subito evidenti ritardi per l'emergenza pandemica, diciamo i programmi non sono stati ancora pubblicati, non sono ancora pronti. Quindi c'è un momento, come dire, un po' siamo nella sala di attesa, no? Di questi bandi, di questi nuovi programmi, e però crediamo che sia anche il momento giusto per lavorare sulle competenze, per costruirle laddove non ci sono, migliorarle, rafforzarle, perché rispetto alla progettazione europea non bisogna avere fretta. Non bisogna armarsi di grande pazienza, anche non bisogna scoraggiarsi. Sentivo prima all'inizio qualcuno diceva: sì, forse era proprio il direttore di Fondazione CRC che diceva effettivamente ci può essere uno scoraggiamento, no? Perché le possibilità di avere dei progetti approvati sono sempre ridotte, oppure ci sono molti esperti che dicono: guardate che è molto difficile avere dei progetti approvati. No, è vero, no? È difficile, ma non è impossibile, e soprattutto è chiaro, adesso è molto chiaro, che bisogna lavorare sulla qualità, bisogna lavorare sull'eccellenza, non si può rimanere indietro su questo. Tutti i soggetti territoriali hanno le capacità per partecipare a questi bandi, c'è il bando giusto per ognuno, bisogna essere disposti a investire del tempo, investire delle risorse,
gli enti del territorio preposti a questo si stanno attivando e stanno fornendo questa cassetta degli attrezzi. Ci sono tanti soggetti come noi che sono lì pronti, disposti a collaborare, e quindi questa sensibilizzazione è una sensibilizzazione che darà i suoi frutti se viene raccolta, e soprattutto bisogna però lavorare molto su quelli che sono i propri bisogni, avere le idee chiare su che tipo di progetto si vuole presentare. Io dico sempre: fate molta attenzione al progetto che presentate o che avete in mente, che poi andrete a presentare, perché potrebbero approvarlo. Nel momento in cui ve l'approvano, e sarà quello il progetto, cioè l'idea è diventata concreta, voi l'avete presentata e quindi dovrete poi avere a che fare, no? con quel progetto, no? Lavorarci e implementarlo sul territorio. Quindi bisogna fare le domande giuste per avere anche le risposte giuste. Noi abbiamo visto nel territorio di Cuneo, in Piemonte in generale, che la risposta è stata buona e, come dicevo, il livello è stato elevato. Una cosa che non ho detto è che rispetto alle proposte che noi abbiamo accettato, cioè che la fondazione, che noi abbiamo valutato positivamente con la fondazione, che la fondazione ha finanziato, queste proposte progettuali presentate poi nei bandi effettivamente hanno avuto nell'80% dei casi un esito positivo. I programmi maggiormente frequentati sono stati, però dobbiamo dire anche quelli disponibili, comunque Erasmus Plus ed Europa per i cittadini. Adesso recentemente è stata presentata una proposta nell'ambito del programma della lotta alla droga, quindi di un bando lanciato dalla direzione giustizia, e quindi diciamo i risultati sono buoni, perché noi abbiamo fatto anche una valutazione ex post, cioè a posteriori poi abbiamo chiesto alle organizzazioni di dare l'esito delle loro candidature a livello europeo, e in effetti c'è una percentuale molto alta di approvazione dei progetti, quindi si è lavorato bene e soprattutto gli attori territoriali hanno lavorato bene, ed è questo l'augurio che io spero, che io faccio a tutti voi che vi approcciate appunto alla progettazione europea e che avete voglia di provare la progettazione europea. Io mi fermerei qui. Grazie mille, Rosalba. E mentre i nostri mitici partecipanti si preparano a condividere qualche domanda, perché adesso abbiamo 20, anche 30 minuti, possiamo prendercela con calma di momenti per le domande, e volevo un po' riscaldare o rompere il ghiaccio, diciamo. E volevo chiedere un pochino, un po' fra Saverio e Rosalba, se a completamento di questi dati, che sono veramente molto, molto interessanti e penso che riempiano di speranza un po' tutti, sia i partecipanti che i promotori del percorso, avete una o due storie che vi hanno colpito? Non devono essere per forza storie di successo, però delle storie che vi hanno colpito rispetto appunto a delle organizzazioni, rispetto a come sono entrate, rispetto a come sono uscite, oppure anche un aneddoto durante i laboratori, o qualcosa che permetta anche un po' di accompagnare questi dati appunto con qualche punto, qualcosa di puntuale, o che permette ai partecipanti anche di entrare in empatia con i cugini dall'altra parte della valle. Rosalba, vado io? Ok. Sì, sicuramente un aspetto che è emerso, ovviamente la platea, diciamo, di interlocutori e di soggetti che hanno partecipato al percorso formativo e poi di vari bandi è diverso, nel senso c'erano alcune organizzazioni che erano già maggiormente strutturate e pronte, che hanno ovviamente avuto la possibilità di approfondire dei bandi e poi hanno avuto dei riscontri molto molto positivi. Penso ad esempio a Slow Food, che è un'associazione appunto con sede nel territorio della provincia di Cuneo, a Bra, che ha partecipato ai percorsi di formazione. Loro sono già particolarmente strutturati con un ufficio progettazione e hanno partecipato a diversi bandi europei. Uno degli ultimi è stato ad esempio un'Europa creativa,
sono riusciti appunto a ottenere un importante contributo a livello europeo per un progetto a cavallo tra cultura del cibo e alimentazione e cultura, e hanno ottenuto appunto un finanziamento economicamente molto, molto consistente, con un cofinanziamento anche da parte della Fondazione CRC. In questo caso, quindi, siamo intervenuti sia sul binario dell'accompagnamento e della formazione, sia sul binario del cofinanziamento, quindi, economico. Questo progetto promosso da Slow Food era stato finanziato nel 2018 ed è stato appunto concluso nei primi mesi del 2021. C'è stato anche l'audit da parte della Commissione recentemente con un riscontro assolutamente positivo. Quindi questo è il caso di un'organizzazione già strutturata con una sua organizzazione interna, ma che con la partecipazione al programma della Fondazione CRC ha avuto un supporto sia in fase di approfondimento e formazione, sia in fase poi di leva economica, quindi in questo caso sul cofinanziamento. Ci sono invece tutta quanta un'altra platea di organizzazioni che magari non sono così strutturate come quella che ho citato precedentemente, che invece si sono ovviamente avvicinati al programma della Fondazione in modo differente, inizialmente con qualche, diciamo, timore, qualche dubbio, perché non avevano mai affrontato tematiche di questo tipo, comunque non si erano mai cimentato con progettualità di queste dimensioni. La Fondazione CRC è un ente che interviene sul territorio della provincia di Cuneo attraverso, come appunto le altre fondazioni di origine bancarie, attraverso dei bandi e attraverso delle sessioni erogative. E quindi molti soggetti e organizzazioni del territorio si basano molto su questo tipo di sostegno da parte della Fondazione. Invece, andando ad avvicinarsi, diciamo, a questa esperienza, hanno avuto modo appunto di cimentarsi con progettualità più ampie. Abbiamo diversi casi, ad esempio, in ambito culturale, sui musei della provincia di Cuneo. La fondazione è molto attiva in ambito culturale, e anche in altre misure, in altri bandi che la fondazione promuove in modo specifico sui musei, così come sulle biblioteche, prevediamo spesso anche delle connessioni con le iniziative e i programmi di formazione europea e quindi molte di queste istituzioni culturali della provincia di Cuneo sono riuscite poi a dar vita a progettualità che poi sono state finanziate a valere su fondi europei. Penso appunto a progettualità in ambito di ricerche, di divulgazione archeologica o di tutela e valorizzazione del paesaggio. E in questo caso sicuramente il timore iniziale, diciamo, comunque il timore di non essere, diciamo, pronti per delle progettualità di questo tipo è stato, diciamo, pian pianino attenuato proprio grazie a questo accompagnamento. Ed è per questo che ritorniamo appunto a ricordare la centralità appunto della formazione, la centralità dell'accompagnamento. Sicuramente la leva economica è importante perché avere un cofinanziamento certo in fase di candidatura è un'arma in più, è un valore sicuramente aggiunto, ma riuscire a lavorare proprio su questo aspetto della visione e delle competenze in ambito di progettazione, lavoro in rete, abbiamo notato che è proprio l'arma in più al di là della candidatura specifica su quel progetto. Salva, anche tu mi sembrava volessi condividere. Semplicemente a completamento di quanto diceva Saverio, posso dire che ci sono state delle proposte molto interessanti anche a livello di partenariato, cioè siamo stati contenti del fatto che gli attori territoriali abbiano capito l'importanza anche di lavorare in rete e di farsi sostenere da diciamo, degli attori forti. Per esempio, c'è stato un progetto di fit walking
coaching finanziato nell'ambito dell'azione sport di Erasmus Plus, dove si è andati a cercare l'associazione, l'organismo nazionale, l'associazione nazionale di Fit Walking, perché fosse appunto un partner forte, no, rispetto alla candidatura, oppure delle candidature con l'UNCEM, no? Quindi questo binomio, perché noi sottolineiamo sempre molto l'importanza di lavorare in partenariato, di creare non soltanto dei partenariati forti a livello europeo, ma anche a livello locale. E ci tengo anche a dire che per me è stato un risultato, per noi è stato un risultato anche il fatto di far desistere talvolta delle organizzazioni dal presentare dei progetti, perché certe volte bisogna anche avere il coraggio di non presentare un progetto se non si è pronti, se non si è maturi per quel progetto lì, perché l'energia è tanta investita. Si può aspettare, no? Si può aspettare e lavorare su un partenariato appunto più forte. È successo in Erasmus Plus, quando abbiamo fatto dei laboratori in presenza con delle scuole che erano convintissime di partecipare al progetto e poi si sono rese conto che effettivamente non c'erano i termini, no, a partecipare, e hanno aspettato e hanno rimandato, perché crediamo che anche questo sia un risultato, anche il capire quando è il momento di aspettare, di fermarsi, no? Quindi non è un insuccesso, non è un fallimento, è semplicemente un maturare per andare incontro ai progetti un po' più forti, soprattutto, lo ripeto, nella costruzione di partenariati forti a livello locale e non soltanto europeo. Grazie mille per queste. È bellino anche questo fatto, appunto, di a volte chiedere di desistere, appunto, di ripensare un attimino, di aspettare, di maturare un pochino come organizzazione prima di applicare. È anche, penso, un sinonimo di un pochino anche i partecipanti hanno fatto un esercizio dalla scorsa settimana a questa di self-assessment, no? Di vedere un attimino quali sono le capacità, talenti che vado a ricercare e quali sono quelli che offro. Quindi anche sempre un lavoro interessante avere opportunità di guardarsi all'interno. Cristiano, visto che l'ha mandata proprio adesso all'ultimo, non so se è una domanda o se è una riflessione. Non so, Cristiano, se vuoi accendere il microfono e telecamera e condividerla con noi. La telecamera è già accesa. Ok, se non io mi ti vedi tu, aggiungo ma qua. Adesso ti vediamo tutti, prego. sì, vabbè, ma in realtà ho scritto nella chat che credo che la questione fondamentale per noi, vabbè, lo dico per i relatori, io lavoro nel terzo settore, nella cooperazione sociale, siamo un ente già accreditato sul Fondo Sociale Europeo nell'ambito della formazione, quindi siamo abituati a progettare, diciamo, sui fondi indiretti. Ecco. E sui fondi indiretti abbiamo avuto sempre un po' di difficoltà, più che altro come scrivevo, credo che la difficoltà più grossa sia quella di riuscire, a posto che l'obiettivo non è quello di finanziare i servizi, evidentemente, no? L'obiettivo è quello di concorrere allo sviluppo delle politiche europee. Allora uno, come dire, deve capire bene quanto quello che ha in casa può essere rilevante in termini, come dire, nell'ottica di sviluppare le politiche europee che poi i fondi in qualche maniera incarnano, no? Ecco, mi chiedevo come voi avete, ero curioso di capire come poi voi fate alcuna azione di orientamento ex ante rispetto alle realtà, per aiutarle a capire quanto quello che loro già fanno, come dire, possono essere le pratiche di eccellenza o le pratiche interessanti da candidare dentro progetti, non so, penso agli scambi di buone pratiche di Erasmus+, ma anche tutte le politiche transfrontaliere di Interreg, no? Richiedono anche una consapevolezza importante rispetto a dire cosa ho da scambiare, cosa ho da portare, no? Dentro, e spesso non. Lo vedo, no? Non sempre c'è la consapevolezza la piena consapevolezza del valore anche in termini innovativi di ciò che si sta facendo.
e a volte è utile avere qualcuno che magari che ha più chiare, come dire, le lenti con cui osservare quello che tu fai e aiutarti anche a capire quanto quello che tu fai può essere portato anche dentro una posizione europea. Questo lo dico perché poi nel quotidiano succede che tutti sono molto impegnati, no, a gestire molte cose anche con un'elevata qualità. Noi abbiamo fatto un investimento, abbiamo delle risorse dedicate proprio, come dire, alla metariflessione, alle comunità di pratica, a tutto quello che può aiutare ad estrapolare degli elementi interessanti anche in termini di nuova progettazione, sviluppo, eccetera. Però ad esempio ho trovato molto prezioso, ad esempio sui fondi indiretti, il rapporto con l'ente locale o con l'agenzia del lavoro, che avevano più chiari, no, i piani operativi a livello provinciale per capire su cosa potevamo, cioè su cosa di quello che noi facciamo quotidianamente, puntare l'attenzione. Non so se mi sto spiegando. Mi chiedevo se voi fate questo lavoro di analisi ex ante rispetto ai vostri corsisti, ai partecipanti, eccetera. Posso fare un commento io? Posso fare un commento? Sono Andrea Silvestri. Eccoti qua. Sì, grazie, scusa. No, volevo dire che il mondo dei finanziamenti indiretti è altrettanto interessante. E quello che noi abbiamo sperimentato negli ultimi mesi è la costituzione di una cabina di regia interistituzionale a livello provinciale, con rappresentanti degli enti locali, quindi l'ente provincia in questo caso, che faceva da rappresentante di tutti i comuni, le associazioni di categoria, compreso anche confederative, quindi il mondo anche della cooperazione, e altri soggetti, per poter condividere a questo tavolo innanzitutto delle progettualità che ciascuno aveva in corso, ma poi anche per costituire un tavolo di interlocuzione con la regione in fase di scrittura dei programmi operativi. E questo è un lavoro nuovo che sto facendo, quindi non posso raccontarvi che sia già stato efficace, però diciamo che il territorio in questo caso si propone all'ente regionale come una voce unica, una voce sola, nella fase di scrittura dei programmi operativi, non solo in fase poi di candidatura ai bandi, quindi per fare lobby, perché progetti del proprio territorio riescano ad avere successo nelle selezioni, ma come, diciamo, territorio che ha le idee su quali sono le priorità di intervento e quindi può dare un aiuto anche all'ente regionale nella scrittura dei programmi e di conseguenza poi dei bandi. Questo è un lavoro che forse ha senso fare, perché in quella fase allora i soggetti anche del privato sociale che hanno idee, no, di innovazione sociale o hanno delle sperimentazioni interessanti possono farle arrivare sul tavolo della regione perché quelle stesse filoni di attività possano diventare anche degli oggetti di finanziamento. Quindi provare a lavorare in anticipo. Adesso siamo nell'avvio di un nuovo settennio e quindi siamo forse nei mesi giusti per farlo. Perfetto. Grazie mille, Andrea, direi una risposta chiara. Non so se Saverio tu volevi aggiungere qualcosa su questo. Sì, diciamo che tra gli vari strumenti che abbiamo sviluppato recentemente, anche il bando accompagnamento alla progettazione potrà essere, diciamo, per le organizzazioni che saranno selezionate un momento, diciamo, di approfondimento e di confronto e anche di matching rispetto alle varie opportunità che potranno riuscire a cogliere a partire dalla loro idea progettuale, perché sul bando accompagnamento andranno a candidare appunto un'idea progettuale e quindi poi uno degli aspetti sarà proprio cercare anche di individuare il bando e eventuali opportunità su cui candidare la proposta.
Sì, Guglielmo, volevo dire una cosa, che ricordare che nel nostro percorso ci sarà quel periodo, quello spazio che noi abbiamo chiamato tipo consulenziale a sportello, in cui ciascuna delle realtà che stanno partecipando a questo percorso potranno un po' confrontarsi vis-à-vis con i consulenti che metteremo a disposizione in queste due fasi di attività che faremo, tra cui verrà coinvolto tra l'altro anche Codex di Torino. Io non voglio anticipare nulla in maniera sorprendente, però saranno proprio loro che resteranno a disposizione vostra per interagire in un certo periodo, per ragionare sulle vostre idee, sulle vostre situazioni in particolare. Quindi questo tipo di assessment in particolare potrà essere fatto anche direttamente poi con loro. E evidentemente noi stiamo partendo, rispetto all'esperienza di Cuneo, stiamo partendo con 5-6 anni di ritardo, di gap temporale. Loro hanno molto più esperienza, quindi i loro interlocutori sono già molto più ferrati. Noi tutti stiamo qua un po' imparando, siamo un po' alle prime armi, però diciamo che questo percorso nel piccolo un po' cerca di riprodurre quello che loro cercano di fare con maggiore esperienza. Forse era quello che anche Rosalba voleva dire, perché c'era un momento in cui Rosalba stava parlando, sentivo la voce di Eugenio, faceva uno strano effetto. Vai Rosalba. Sì, volevo solo aggiungere una cosa, se posso, che uno è che noi abbiamo fatto 2 anni fa, mi sembra, un'esperienza sul territorio di Cuneo con il settore socioassistenziale, perché è stata un'esigenza specifica manifestata dal settore socioassistenziale per chiedere come finanziare delle loro attività, quindi se ricorrere ai fondi diretti o ricorrere ai fondi indiretti. Quindi nel nostro territorio, sul territorio di Cuneo, abbiamo creato dei focus group e lavorato con loro. Quindi c'è stato questo tipo, su richiesta, questo tipo di verifica, anche perché, ripeto, poi nella progettazione europea è molto importante il momento storico, no? In quel momento lì c'erano dei bandi aperti anche come dai programmi trasfrontalieri, nel caso del Piemonte abbiamo Alcotra, Italia-Francia, e nel vostro caso c'è un altro, e lì le possibilità erano molte. E quindi ci sono stati dei risultati, abbiamo capito, abbiamo dato delle indicazioni fra tutti che cosa fare e non fare. Poi, come diceva il direttore prima, c'è adesso questa cabina di regia che sicuramente dà degli indirizzi. È vero che voi arrivate dopo, è vero però anche che i vostri programmi operativi, che un po' conosco, sono dei programmi operativi che sono stati, soprattutto quello dell'FSE, piuttosto importanti, almeno nel passato, in termini, diciamo, di importi, di impatti, per cui sulla formazione, sugli interventi nel sociale, eccetera, c'è stato probabilmente, ci sono state anche più opportunità a livello locale, e quindi non c'è stata forse questa esigenza di guardare fuori per avere dei finanziamenti. Poi ovviamente i tempi cambiano e purtroppo man mano si assottigliano anche i programmi operativi o cambiano le priorità, no? E quindi diventa poi più importante, cioè diventa a questo punto poi fondamentale guardare a quelle che sono anche le opportunità europee. Cioè quello che voglio dire è che c'è un'intelligenza del territorio, no? Che bisogna sempre considerare. I territori sono intelligenti e sanno, no, quando è il momento di cercare, no, altri strumenti, perché non hanno più al proprio interno le risorse necessarie per evolversi, e questo porta a dei momenti, diciamo, a delle evoluzioni diverse, no? Perché appunto fra Piemonte e il vostro territorio c'è una differenza sia dimensionale ma sia anche appunto di priorità, di storia e quant'altro. Grazie mille per questo, anche sotto questa sottolineatura sull'intelligenza del territorio, no? Ci piace anche molto lavorare col concetto di intelligenza collettiva, e quindi intelligenza collettiva del territorio diventa ancora più interessante.
Allora, abbiamo una domanda, io dedicherei a... Abbiamo preso un pochino lenta con le domande perché non sembrava non ci fosse troppo movimento, però vedo che pian piano si alzano le mani. E quindi cerchiamo questa adesso di iniziare a puntare sul conciso e preciso, sia sulle domande sia con le risposte, così nel caso se dopo Christian c'è qualcun altro che vuole fare una domanda, abbiamo tempo anche per altri interventi. Vai Christian, ti aggiungo al panel. Grazie. Prego. Buonasera innanzitutto e grazie per questo momento importante. Volevo chiedere un'informazione, una domanda informazione, direi a Rosalba nello specifico. Ossia, volevo chiedere se tramite l'esperienza che Codex ha avuto insomma, in questi anni con i laboratori per la preparazione alla progettazione europea, se vi è una relazione, una proporzione che magari anche relativa, non deve essere nello specifico precisa, tra praticamente il raggiungimento degli obiettivi, quindi ossia praticamente una fattispecie ottenere i fondi europei, i finanziamenti europei, e l'ingaggio che vi è stato all'interno degli enti, se di risorse interne o di risorse esterne. Non so se mi sono spiegato bene, ossia se l'ente stesso è riuscito a mettere in campo le proprie forze lavorative, diciamo, per poter partecipare a questi bandi, oppure se è dovuto comunque chiedere aiuto esterno tramite le consulenze, tramite i consulenti, tramite le agenzie specializzate di europrogettazione. Se vi è un rapporto, cioè se questi laboratori riescono veramente a formare internamente agli enti delle figure, diciamo, capaci di ottenere i risultati. Ecco, questo era il mio dubbio, la mia richiesta. Ecco, grazie mille. Ma non so se questo è sempre avvenuto, sicuramente quello che abbiamo potuto constatare è che abbiamo creato l'esigenza, cioè è stato chiaro agli enti che hanno partecipato che bisogna investire nelle risorse. Questo è stato chiaro, soprattutto negli enti pubblici, perché sugli enti privati sapete bene chi di voi appartiene ad enti privati di vario tipo, cioè si è in gioco direttamente. L'ente pubblico è un po' diverso, no? E lì c'è stata, noi lo ripetiamo sempre, cioè il progetto europeo non è un qualcosa che si fa nei ritagli di tempo, la sera o il sabato o la domenica, soprattutto se lo si vuole fare a dei livelli di eccellenza. Il progetto europeo richiede del tempo e questo è anche uno dei motivi per cui ci sono dei bassi tassi certe volte di successo, no? Rispetto a certi comparti italiani. Bisogna investire e questo è, cioè, credo che questo, Saverio, credo che questo è un messaggio che è passato sicuramente. Poi non abbiamo notizia di come si siano evoluti gli organici o altro. Sappiamo che ci sono degli enti molto forti, questo sì, no? Degli enti locali molto forti dove c'è una forte corrispondenza, c'è un ufficio preposto e questi uffici e questi enti sono uno, per esempio il comune di Saluzzo, posso dirlo, no? Il territorio di Cuneo, ma anche lo stesso comune di Cuneo hanno degli uffici preposti e portano a casa molti progetti. In altri ambienti, anche negli enti privati, è stato loro e hanno capito che bisogna investire. Ecco. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie. Grazie mille Cristian, grazie mille Rosalba. Vai Anna, anche per te, precisa, concisa, e vai con la domanda, ti Grazie, io aggiungo al panel. faccio più un'osservazione, più che una domanda. Io sono Anna Consolati, Festival Oriente Occidente, associazione culturale che si occupa soprattutto di danza. E noi abbiamo Bandi Creative Europe in attivo, soprattutto uno adesso di larga scala come partner. E abbiamo l'ambizione di fare dei progetti come leader, abbiamo anche direi delle idee. Trasversali, per me il problema è legato soprattutto al nostro territorio e alla poca ricettività in questo momento da parte degli enti pubblici. Cioè, ancora una volontà non troppo avanzata di andare a lavorare sull'internazionale. Ecco, vedo una fatica da quel punto di vista. Probabilmente legata anche al fatto che appunto mamma provincia per tanti anni ha dato a tutti e così via. C'è anche il servizio Europa sulla parte culturale, è stata appunto adesso Fondazione Caritro che ha iniziato a spingere per cercare di far sì che anche il territorio, insomma, su questo si attivi di più. Quindi
Quindi quello che mi piacerebbe è riuscire a trovare dei partner non soltanto nell'ambito privato, in cui si sa che noi piccole associazioni in qualche modo poi i soldi li si va a cercare anche fuori, ma trovare dei partner con cui fare dei progetti trasversali anche negli enti pubblici della provincia di Trento. E su questo magari ecco vi chiedo perché sugli interreg transfrontalieri la provincia di Trento al momento non c'è con l'Austria, mentre ci sono delle province venete che non sono appunto confinanti. Chissà se Rosalba e Saverio sanno rispondere a questa domanda più sulla provincia di Trento, altrimenti la lasciamo lì e la porteremo in risposta più avanti. Forse potrebbe essere anche questa serie di laboratori un'occasione per andare a ingaggiare gli attori mancanti, mi posso immaginare, in questo senso. Sì, su questo fronte non ho, diciamo, delle informazioni specifiche, sul fronte invece proprio del coinvolgimento anche degli enti locali. Da questo punto di vista la Fondazione con gli altri soggetti del territorio ha avviato ancora prima forse del programma di Risorse Europa, comunque contestualmente tutto quanto un asse di intervento anche proprio di sensibilizzazione dei soggetti del territorio ancora prima della progettazione, che sicuramente può essere, diciamo, una leva interessante su cui agire, quindi una sensibilizzazione e informazione che rende anche più consapevoli gli enti pubblici su questo fronte. Grazie mille Saverio per la risposta ad Anna. Eugenio vuole fare un intervento, approfitto per dire, dopo l'intervento di Eugenio andiamo nella parte laboratoriale, quindi saluteremo i nostri ospiti, tranne se non volete, ovviamente l'invito è sempre quello, se avete modo e possibilità di restare, se avete curiosità di restare nella parte laboratoriale, saltare tra tre gruppi, ma mi immagino anche che, appunto, essendo le 5:30 di una settimana abbastanza densa un po' per tutti, avete anche la facoltà di salutare e andare. Vai Eugenio. Niente, no, io volevo solo dare una parziale tentativo di risposta alla domanda di prima, che in effetti insomma, la risposta deve essere data dall'ente provinciale. Quello che possiamo dire noi è che siamo anche in dialogo con loro. Questo vuole essere un inizio di un percorso, e non è assolutamente detto che poi una seconda edizione di questo percorso non possa prevedere anche un coinvolgimento dell'amministrazione provinciale. Noi ce lo auguriamo, e quindi diciamo che il Trentino ha cominciato a muoversi, e il Trentino e anche l'Alto Adige, evidentemente, perché non dimentichiamoci che c'è anche gli amici dell'Alto Adige. Ci stiamo muovendo, siamo convinti che magari nel breve periodo possiamo coinvolgere anche fortemente alcune amministrazioni comunali, ma anche quelle provinciali, perché no? Grazie mille, Eugenio. Quindi è bello anche, almeno in altre progettualità, già il fatto stesso di iniziarsi a muovere, anche in modalità, quello che gli americani chiamano minimum viable product, quindi in modalità minima fattibile, o in modalità di prototipo, già questo normalmente inizia ad attirare degli interessi e anche degli stakeholder che prima volevamo portare a bordo ex ante. Nel momento stesso in cui iniziamo a partire, iniziamo poi a dire ok, questi lavorano bene, o ci sono delle punti interessanti, allora, e dei punti di innesto, perché non iniziare a lavorare bene? Quindi questo succede, consiglio dall'esperienza personale su diversi progetti, è normalmente qualcosa che succede, non qualcosa di molto interessante. Quindi il consiglio è iniziare ad avviare, come giustamente si è fatto in sfide europee, direi che vede questo terzo appuntamento, appunto. Allora approfitterei per nuovamente ringraziare Rosalba e Saverio per essere stati con noi, ma insieme a Rosalba e Saverio ovviamente ringraziamo anche Andrea Silvestri, che ha aperto un pochino le danze sul lato della Fondazione CRC,
Ovviamente il nostro ovviamente anche Filippo per aver aperto le danze iniziali. E quindi ci spostiamo in modalità laboratoriale. Prima di fare ciò, non so se Rosalba e Saverio volete dare un'ultima battuta, un ultimo saluto. Ovviamente, se volete restare, siete super benvenuti, ma non vogliamo forzarvi in questo lato. E quindi, se volete dare un'ultima frase di, non so, di incoraggiamento o qualcosa che i nostri partecipanti, le nostre partecipanti possono portarsi avanti, una parola che possono custodire nell'andare avanti del percorso. Rosalba, vogliamo iniziare da te? Sì, allora io intanto vi ringrazio per questa opportunità, mi fermerò volentieri perché sono interessata ad ascoltare, a vedere un po' i laboratori, non so se per tutta la durata, però per un pezzo mi fermo volentieri. La mia parola di incoraggiamento è di provarci, provarci sempre. È il momento di provare e di cogliere la sfida, di non farsi scoraggiare, ma di provarci. E spero di rivedervi, insomma. Grazie mille Rosalba. Per Saverio. E ovviamente mi associo con Rosalba, quindi vi ringrazio tutti quanti per aver, diciamo, ascoltato la nostra presentazione. Speriamo di aver dato qualche spunto utile e sicuramente, come diceva Rosalba, incoraggiarsi, ma provarci. Quindi continuare un percorso di questo tipo, nonostante magari delle difficoltà che sicuramente potranno uscire in termini sia interni sia in termini di confronti con i partner, e sicuramente la parola d'ordine, diciamo, che può orientare l'agire dell'organizzazione con questa, appunto, prospettiva europea, che ovviamente non è facile, non è immediata, ma che può permettere all'organizzazione di fare quel passaggio, quello step in più, per garantirne anche una sostenibilità e una maggiore ampiezza di ricadute sul territorio locale e non. Perfetto, grazie mille Saverio. C'è una domanda al volo che semmai solo per sapere se i progetti devono essere estesi in italiano, possono essere estesi in qualsiasi lingua dell'Unione Europea, quindi anche in tedesco. Forse è giusto qualcuno voglia dare questa risposta che immagino sia abbastanza immediata. Formalmente è in inglese, Immaginavo che. quindi questa è una delle cose che insegniamo anche nei laboratori. Si possono anche scrivere in italiano i progetti, soprattutto in Erasmus, però il riassunto è sempre letto da dei valutatori di lingua straniera, quindi deve essere sempre fatto in inglese. Ok, grazie mille anche per questa ultima domanda, risposta ad hoc. Allora, lascio sul palcoscenico forse solo la mia faccia più che altro perché adesso vado a presentare giusto quello che andremo a fare. Allora, eccoci qua. Allora, prima di tutto, grazie mille perché ho visto che siete stati numerosissime e numerosissimi nel compilare quello che era il Canvas che abbiamo chiamato di Org Assessment, quindi assessment dell'organizzazione. Abbiamo visto qui, appunto, stiamo sull'esempio del Canvas 52, quindi del gruppo dell'organizzazione Ardito Desio. Ma principalmente vedo che sono quasi tutti riempiti. Questi strumenti li andremo ad utilizzare nel corso dei prossimi appuntamenti e un po' in modalità mista, dando l'opportunità ogni tanto a alcune organizzazioni di presentarsi utilizzando appunto questi strumenti, quindi raccontando un pochino il proposito, il purpose e quali sono le attività e i pubblici a cui ci rivolgiamo e poi soprattutto il cosa cerco e cosa offro, che credo che sia una dimensione interessante, un elemento interessante per creare un pochino una comunità di pratica tra i partecipanti. E inoltre, quando apriremo le stanze virtuali, che come sempre saranno assegnate in maniera casuale,
e utilizzate anche semmai questo strumento proprio per presentare il vostro gruppo, quindi fare un piccolo giro di un minuto e mezzo per dire per esempio ciao, sono il consorzio Brasil Trentino e questo qui è il mio purpose, queste qui sono le attività che facciamo, questi qui sono i pubblici a cui ci rivolgiamo e cerco e offro queste determinate competenze, asset oppure talenti. Quindi questo è un po' utilizzato anche come strumento per presentarvi. E mentre oggi andremo a lavorare su un altro strumento, che sono quelli delle dimensioni di crescita. Ci è venuto in mente di lavorare sulla crescita, su come ci vediamo un po' a 2 anni, approfittando del fatto che oggi abbiamo ascoltato le storie e i numeri dei cugini, le organizzazioni cugine del Piemonte su appunto, un programma che ha già 5 anni di esperienza e approfittando appunto di questa proiezione nel futuro, grazie alle storie del passato e del presente che appunto provengono dalla Fondazione CRC e dal programma portato avanti, e lavoreremo un pochino su appunto le nostre storie del futuro. Cosa succederà? Sarà che ci divideremo come sempre in delle stanze appunto, delle stanze Zoom in maniera randomatica, saremo in 3 o 4 organizzazioni per stanza. Una volta che siamo all'interno dell'organizzazione troveremo come sempre i posti in alto a destra dove scrivere il nostro nome e il nome dell'organizzazione. E dopodiché faremo un piccolo giro tavola all'interno della stanza dove in 5 minuti massimo iniziamo a raccontare una storia della nostra organizzazione ambientata tra 2 anni e che appunto ci vede protagonisti e che racconta appunto come siamo cresciuti in seguito al percorso Sfide Europee. Le altre persone che ascolteranno questa storia potranno prendere nota sui post-it che posizioneranno nella zona 2, qui, quindi qui nella parte esterna rispetto a questo cerchio. E, dopodiché, una volta finito questo giro, appunto, ascolteremo 3 o 4 storie a seconda di quante persone sono nelle stanze, andiamo a identificare un massimo di 6 dimensioni di crescita comuni a tutte le nostre organizzazioni. Quindi, in base alle storie che sono emerse, potremo individuare delle dimensioni di crescita che possono essere relative, per esempio, a un fatturato, o alla rigenerazione ambientale, oppure al numero di beneficiari serviti o ampliamento di questi beneficiari, eccetera, eccetera, per poi chiudere negli ultimi 10 minuti. Andando a indicare quali possono essere per ciascuna dimensione uno o più indicatori da considerare un pochino per monitorare e validare la nostra crescita, che sarà non più come singola organizzazione, come è successo all'inizio quando abbiamo raccontato la storia, ma sarà come gruppo. Vi faccio vedere al volo un esempio fatto in maniera molto veloce, quindi spero di non aver sbagliato troppo. Come sempre ci sono 3 organizzazioni che ho un po' la fortuna di rappresentare in questo momento, che sono Schoolraising, la piattaforma di crowdfunding per progetti scolastici, quindi basata in Italia, Mitosis, il co-working event space a Berlino, e Social Seed, che è appunto l'organizzazione con cui siamo qui, che appunto lavora nell'innovazione e con sede a Bologna. E la storia dal futuro, per esempio, di Schoolraising, tra 2 anni, Schoolraising, un'associazione che raggiunge una sostenibilità economica connettendo chi propone attività per le scuole e poi le scuole stesse. E Schoolraising raddoppia il numero di collaboratori e collaboratrici e ha 2 persone assunte full time, in 2 anni è abbastanza interessante come obiettivo. E poi Schoolraising ha ampliato la sua base di soci e socie coinvolgendo chi ha pubblicato progetti in piattaforma, nella piattaforma di crowdfunding. Lato Mitosis, invece, Mitosis ha generato opportunità lavorative per parte dei propri co-workers, quindi per parte dei propri membri che fanno parte del co-working, e parte della proprietà di Mitosis, che a differenza di Schoolraising, che è un'associazione, e Mitosis è una GmbH, quindi una corrispettiva di un'SRL, è passata dalle mani, è passata nelle mani di un'associazione di co-worker che appunto ne gestisce dividendi.
Rispetto a queste due storie portate ad esempio, vengono fuori per esempio delle dimensioni di crescita che sono da una parte relative all'income dell'associazione o dell'organizzazione, dall'altra parte al numero di collaborazioni con professionisti esterni, sia con Spurresi che con Mitosis, e dall'altra parte la capacità di gestire una governance ibrida, perché in entrambi i casi vediamo appunto l'affiancarsi da una parte di un'associazione rispetto all'SRL in Mitosis e in Skullraising, invece una governance che va a portare appunto singoli all'interno dell'associazione stessa, e l'associazione stessa poi diventa anche proprietaria di questa piattaforma qui in atto. E poi l'ingaggio e partecipazione degli stakeholder. Quindi gli indicatori saranno per esempio il bilancio economico per l'income dell'associazione, un overview dei flussi economici per il numero di collaborazioni con professionisti e professioniste esterne, e poi la capacità di gestire una governance ibrida non si riesce a leggere qui, però è un piccolo manualetto sul come appunto, cosa, cosa, quando si, che dà i punti su come aprire, appunto, come generare, come passare a cosa significa appunto avere una governance ibrida, e poi ingaggio e partecipazione di soci, un numero soci, ovviamente la percentuale di soci attivi, nel prendere delle determinate decisioni nel momento stesso in cui vengono chiamati. Allora, questo è stato fatto in maniera molto, molto veloce, vista le vacanze di Pasqua. Voi avrete un bel po' di tempo in più, nel senso che ci diamo i soliti 35 minuti per fare tutto, quindi ero anche abbastanza ironico. E come sempre, adesso vi condivido anche il link al Miro stesso. E come sempre prendiamola come opportunità per osare, quindi come se non c'è nulla di sbagliato, nulla di giusto, cioè c'è solo giusto, anzi, più che altro non c'è possibilità di sbagliare nel lavorare nelle varie stanze e nel lavorare in gruppo, ma ci sono soltanto opportunità di connessione e condivisione tra le organizzazioni che saranno all'interno di queste stanze. Quindi seguite l'esempio se vi viene comodo, o altrimenti interpretate i passaggi rispetto a quelli che sono le storie che ascolterete all'interno della stanza. Però diciamo che nuovamente i passaggi sono raccontarci le storie di come vediamo la nostra organizzazione nel futuro, quindi a 2 anni, e nel futuro a 2 anni, quindi alla fine del percorso di